È allestita a Palazzo Barolo, qui a Torino, la mostra Origami, Spirito di Carta, piccoli capolavori di un'altra giapponese antica, ma anche modernissima. L'ha visitata per noi Sergio Ariotti. Chi ha avuto l'avventura di visitare il famoso Parco della Pace a Hiroshima ricorderà come gli alberi e i monumenti siano carichi di origami a forma delle benauguranti gru portati dai bambini in ricordo di una loro coetanea morta per le radiazioni della bomba atomica. Proprio all'antica arte dell'origami, del piegare la carta anche centinaia di volte per realizzare forme le più disparate, è dedicata la bella mostra di Yoshin Ryu a Palazzo Barolo di Torino, visitabile fino al 16 febbraio. Il principio è sempre lo stesso, un unico foglio di carta, più delle volte quadrato, ma può anche essere rettangolare o in altre forme. E da quest'unico foglio di carta si cominciano a produrre pieghe. Mai tagli, mai incollamenti, solo le mani e il foglio. Nel percorso espositivo ci sono origami che riproducono mirabolanti forme astratte, stelle, frattali, ma anche animali, dalle rane ai cobra, dai granchi agli scorpioni, dai draghi mitologici alle aquile, e poi origami tradizionali, gioielli, borse, un po' di tutto, persino carrozzine in miniatura, mongolfiere e trottole. Non mancano citazioni per origamisti famosi come Akira Yoshizawa e Takahama Toshie. Nell'ultima sala della mostra ci sono anche lavori di allievi di licei artistici torinesi. Origami non vuol dire solo tradizione, ma anche contemporaneità. Agli origami si ispirano strumenti di avanzata tecnologia. La tecnologia utilizza il sistema molto semplice dell'arte origami, della piegatura, fino a realizzare delle strutture che noi nemmeno a volte sappiamo che nascano da lì, tipo l'airbag. L'airbag non è altro che qualcosa di strettamente piegato, chiuso in sé, che si espande nel momento della necessità.